Io vado. Siamo in diretta. Ci siamo, ci siamo. Io vedo live, signori, quindi. Signori, buonasera. C'è nessuno? Ciao a tutti. Vediamo se... ci vedete, ci sentite? Dateci un segno. Sì, vedo qualche commento, si sente. Ok. Nicola ci dice che si sente. Abbiamo 15 persone. Allora, secondo me, Marco, che dici? Iniziamo? Io ci sto, ci siamo, okay. Anzi, perché oggi sono in compagnia di due validi assistenti che sono Valentina e Daniele, che mi aiuteranno oggi. Buonasera. Allora, ragazzi, ciao a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Guido Posante, un team leader Strong First, e stasera faccio qua da regia al posto di Fabio Zonin, che in ferie non è vero, sta viaggiando per andare a insegnare una certificazione. Quindi mi ha lasciato questo compito, a me graditissimo, vi giuro. E stasera vi presento Marco e i suoi allievi, amici, assistenti che ci illumineranno su come migliorare il nostro swing, portare il nostro swing a un livello superiore. Io, lo sapete, mi piace tantissimo parlare, no? Quindi non mi dilungo più e lascio la parola a Marco e ai suoi amici. Signori, il pubblico è tutto vostro. Vi metto in evidenza. Aspetto che mi vedo, ci vediamo in grande. Eccoci. Ok, grazie Guido. Ciao a tutti e buonasera. E come ha detto Guido, io sono Marco Scarpellini, SFG1 Strongfist, oggi in compagnia di Daniele e Valentina, che mi aiuteranno in questa piccola dimostrazione, in queste pillole di forza. Come sapete, sono piccoli appuntamenti per dare delle cose spendibili sia per i trainer che per gli istruttori, che anche per persone che si allenano già dal giorno dopo. Quindi oggi parliamo di swing, parliamo di errori che spesso incontriamo noi come istruttori, e vediamo qualche drill per migliorare proprio questi piccoli errori che spesso vediamo. E sono drill che possono essere utilizzati sia da chi si allena da solo a casa, ma anche da persone che allenano e anche in contesto di classi di gruppo. Quindi la cosa buona è che sono drill autocorrettivi, e quindi per chi allena magari più persone in una classe sono molto comodi. Noi li usiamo tutti i giorni. Quindi io direi che possiamo partire, ci trasferiamo là dove abbiamo un po' di attrezzatura. Vediamo se si vede bene tutto. Sì, ok. Qualsiasi cosa, se non si sente o non si vede, fermami tu, perché io da qua non vedo i commenti. Allora, sì, ci penso io. Il primo errore che spesso vediamo nello swing è quello di utilizzare molto le braccia. Quindi il nostro motore nello swing sappiamo che è la parte bassa, quindi le anche e le gambe, perché abbiamo una flessione e un'estensione dell'anca. Quello che vediamo soprattutto con persone che cominciano è che tendono ad utilizzare molto le braccia, e quindi trasformano lo swing in una sorta di alzata frontale, ok? Ora vi faccio vedere più o meno come appare da fuori, e poi vi dico come io generalmente, come noi la correggiamo. Ora cercherò di farla più brutta possibile. Quello che vediamo è una sorta di alzata frontale con le braccia, quindi non utilizzo le gambe, o comunque le utilizzo molto poco, io utilizzo molto la parte alta, le braccia, quindi non sto utilizzando la flessione e l'estensione dell'anca. Questo è anche abbastanza pericoloso per la schiena, perché allontano un carico, lo tiro su con le braccia, lontano dal baricentro, quindi non fa benissimo la schiena. Un drill che io utilizzo soprattutto nelle classi è un pull through con elastico. Ora qua io vi faccio vedere un paio di varianti, perché c'è una versione con un elastico più, diciamo, casalingo, quindi con un classico elastico, diciamo, fitness, e una versione con la loop band, quella che si trova nelle palestre. Quindi cosa vado a fare? Vado a ricreare proprio la traiettoria del kettlebell, dello swing. Quindi andrò a posizionare l'elastico in diagonale, ok? Vado a prendere l'elastico con le mani, vado in avanti in modo che creo tensione nell'elastico, io mantengo la posizione
di planche verticale, e da qua mi lascio tirare indietro dall'elastico, quindi ricreo quello che è una flessione proprio dell'anca, quello che fa poi il kettlebell, perché il kettlebell mi porta in diagonale, e da qua ricreo il movimento di swing. Okay? L'unica cosa è che l'elastico non mi permette di tirare con le braccia, okay? Anche se io provo, al massimo faccio un movimento minimo, e da qua faccio fare al mio allievo, o se mi sto allenando io, 10 ad esempio, 10 pull through, gli do l'input di far scorrere proprio le braccia all'interno delle gambe, delle cosce, in modo che ricreo quello che mi fa il kettlebell quando faccio lo swing, e gli faccio fare 10 pull through. Da qua una possibile sequenza è quella di fargli fare stacchi da terra con il kettlebell, quindi stacco da terra, poi gli faccio fare 10 pull through, e da qua gli faccio riprovare gli swing dicendogli cerca di riportare quello che hai fatto con l'elastico, quindi utilizzare solamente la parte bassa, quindi solamente le gambe, le anche, senza utilizzare le braccia. Quindi una sequenza che io uso è questa: stacchi da terra per il movimento, pull through per fargli capire che non deve utilizzare le braccia, e poi gli faccio riprovare lo swing. Ok, ci siamo? Faccio vedere tutto chiaro. Ok, se c'è qualche domanda poi sì, mi fermi te. Okay. Per quanto riguarda il pull through, come procedi? Cioè, io quello che farei io per vedere se le due abbiamo le stesse idee, io lo farei fare lento per proprio percepire il movimento, e poi comincerei a cercare una sequenza sempre più esplosiva, dinamica, concentrandoci sì, su tutti i drill dello swing, no? Su tutti i punti fondamentali dello swing. Spingi forte, certo, con i piedi, piante taloni a terra. E loro devono anche cercare di resistere. Questo, il pull through è bello, devono anche cercare di resistere all'elastico che tira, quindi contrastare con l'estensione toracica. E soprattutto quello che ho notato è che spesso le persone tendono a fermarsi nello swing, a fermarsi magari qua, no? Mm-hmm. Vanno in flessione completa, e invece con l'elastico è proprio lui che ti tira indietro, e quindi sei costretto ad assecondare l'elastico, e a quel punto hai una flessione e un'estensione completa, e quindi il movimento di swing è molto più efficace, ecco. L'altro errore che spesso vediamo è quello del timing. Per timing intendiamo la sequenza dello swing, come viene effettuato. Generalmente noi sappiamo che il timing corretto è quello in cui, una volta che il kettlebell è arrivato sopra, quindi è arrivato all'altezza del, diciamo, del petto, io rimango in plank verticale fino a che il kettlebell non scende. Quando sento le braccia che stanno per arrivare a contatto con il corpo, quello è il momento di andare in caricamento, e poi la prima cosa che utilizzo sono subito le gambe. E poi il kettlebell risale, quindi il movimento è più o meno questo. Spesso vediamo l'opposto, quindi vediamo che quando il kettlebell è ancora in alto le persone cominciano già ad andare in flessione, quindi vanno giù, arrivano dietro, ripartono già con le braccia e poi stendono l'anca quando il kettlebell è molto alto. Anche qua il problema è, diciamo, lo stesso: vado ad allontanare, uno non è efficace come movimento. Due, sto allontanando un peso dal corpo, dal baricentro, e quindi non è sano per la colonna, e due, non è proprio il modo di eseguire uno swing corretto. Quindi quello che faccio io è intanto farvi vedere, vi faccio sempre vedere più o meno come appare dall'esterno, quindi lo sbaglio io, diciamo. Da qua comincio subito a piegarmi, più o meno, okay, quindi comincio a piegare le gambe quando il kettlebell è ancora in alto, arrivo giù, quindi il kettlebell passa molto in basso, non passa nella porzione alta sopra le ginocchia, ma passa in basso, e poi da qua riparto con le braccia, e quindi effetto questo arco molto ampio, ok? La correzione che uso io, e anche qua vi faccio vedere sempre due varianti, perché l'idea è che queste cose le potete utilizzare sia se vi allenate a casa da soli, che se state in palestra,
se state in palestra magari avete il foam roller, se non ce l'avete potete utilizzare una bottiglia d'acqua, di plastica sarebbe meglio per evitare il rumore. Quello che faccio è mettere un ostacolo, ma poi non mi piace, dai, mettere un ostacolo tra i piedi di chi sta facendo lo swing una volta che ha cominciato, perché se il timing è sbagliato lui andrà a colpire la bottiglia d'acqua o il foam roller e capirà che ha sbagliato. Quindi quello che dicevo all'inizio, che è un drill autocorrettivo e che potete utilizzare pure in una classe, è per questo, perché lui capisce da solo che sta sbagliando quando va a colpire l'ostacolo che è in mezzo ai piedi. Quindi ora facciamo vedere cosa accade quando la persona sbaglia. Ok, quindi aspetto che fa il primo swing, sbaglio, yes. Lui aspetta troppo e colpisce, e lo può colpire sia in discesa che in salita. Quindi io qua gli dico: guarda, prima gli faccio rivedere il timing magari a corpo libero, quindi gli dico: fai salire le braccia, ok, da qua tu rimani in branca verticale fino a che le braccia non arrivano giù, questo è il momento in cui vai in caricamento dietro, da qua riutilizzi subito le anche e poi aspetti che il piede bersaglio, ok? Ora prova la stessa cosa, prova, ti rimetterò di nuovo lo stacolo in mezzo, cerca di non colpirlo, ok? Aspettalo, ok, aspettalo. Ovviamente lui adesso, ok, stop, alla prima botta l'ha centrato, però le persone magari ci mettono anche più di una volta, quindi ci sta che magari 3 o 4 volte lo colpiscono, però vi assicuro che piano piano, quando sono obbligati, perché sentono che lo stanno prendendo, capiscono che devono aspettare e andare indietro, quindi all'effettuare il caricamento, quando il kettlebell è arrivato giù. Questa cosa la potete utilizzare anche nelle classi, perché ad esempio se avete 10 persone potete fare dei swing I go you go, quindi I go you go è quando una persona lavora e una persona recupera, diciamo che io e lui stiamo facendo un I go you go, quando lui fa swing io gli vado a mettere il foam roller o la bottiglia d'acqua, lui finisce di swing, o questo funziona anche per clean o snatch, diciamo per tutti i balistici più o meno. Quando mi ha finito, vado io a fare lo swing e lui farà la stessa cosa. Ovviamente per una questione di sicurezza sempre lateralmente, quindi chi va a posizionare l'ostacolo non si mette mai davanti o dietro, si mette lateralmente, aspetto che lui effettua il primo swing e a quel punto, o il secondo, e a quel punto lo vado a posizionare. Ok? Diciamo che si può fare anche in versione casalinga da soli, ovviamente dovete partire da soli e quindi diciamo che dovete partire purtroppo dalla posizione in piedi, cominciare a fare una specie di stacco, piano piano dargli la spinta e a quel punto potete farlo anche da solo. Questo se siete a casa e state allenando da soli e volete provare a vedere se il timing è corretto. Ok? Dimmi se è tutto chiaro. Per me è tutto chiarissimo. Ragazzi, se qualcuno ha qualche domanda in merito o curiosità, che la faccia tranquillamente. Naturalmente per chi è a casa e si allena da solo deve anche valutare, allora, quello che hai fatto tu per chi si allena da solo, partire dallo stacco, spingere indietro il piede per via, ottimo. Deve valutare anche l'altezza dell'ostacolo da utilizzare, quindi tener conto anche, o comunque quando siamo nelle classi, l'individualità dei vari soggetti che hai davanti, perché se uno è bassino probabilmente il foam roller, magari una bottiglia d'acqua da mezzo litro, sì, quindi anche là poi vedere un attimo l'altezza. Diciamo, queste sono cose comode perché cadono e non succede niente. Mi è capitato magari anche di farlo con una medball o con una slam ball perché è più bassa, però il discorso è che là rimbalza e quindi per una questione di sicurezza non è
non è, diciamo, non proprio è massimo, il massimo. Certo. Io poi, visto che abbiamo scritto, se non ci sono domande, io... No, io non le vedo. Jonathan Gini, fai anche... qualche domanda, anche Marco Star, fate qualche domanda, invece di star lì a scrivere ciao, forza, bicipite, Start, tu i bicipiti, anche no. Vedo un sacco, no, di bicipiti. Scherziamo. Beh, ma questi sono tutti i miei allievi, che hanno paura che glielo faccio fare, cioè, che o l'hanno fatto o hanno paura che domani... Domani, visto che loro non fanno domande, non domani... porteranno le bottiglie d'acqua perché avranno paura che domani. Eccolo pure, ecco, Marco, tutto chiarissimo. Ecco, quindi loro tutto chiaro. Non hanno io comunque un piccolo domande. Bonus che è più per, visto che comunque il titolo di pillole di forza era anche porta il tuo swing a livello superiore e rendilo più esplosivo. Allora, io ho pensato pure a un piccolo bonus. In realtà questo è un drill per chi è un pochino più avanzato, quindi già, insomma, lo swing lo sa fare, ce l'ha, vuole ogni tanto modificare, quindi lo potete fare anche, insomma, con i vostri allievi, con le classi, ed è sempre utilizzando l'elastico, ve lo faccio vedere, che abbasso un pochino così si vede meglio. In questo drill invece io vado a utilizzare l'elastico come resistenza, che diventerà molto più duro per tre motivi. Tanto ve lo faccio vedere. Allora, quello che faccio è legare un elastico, non deve essere, questo forse è anche troppo resistente, cioè sì. Come loop band non prendete quelle tipo esagerate per le trazioni, perché non serve solo a dare un po' di resistenza, quindi uno di quelli fini va bene, insomma, non serve molto spesso. Vado a incastrare l'elastico proprio nel manico, quindi sulla maniglia del kettlebell, crea una sorta di triangolo a terra con l'elastico e io ci vado a mettere i piedi sopra, quindi mi incastro. Marco, scusami, c'è una domanda. Tutto questo può valere anche, tutto quello che hai fatto finora, quindi prima di quest'ultimo drill che stiamo per vedere, può valere anche per lo swing a un braccio? Cioè tu hai trovato, lo hai applicato anche per lo swing a un braccio? Allora, sì, diciamo solo una cosa, che generalmente per arrivare allo swing a un braccio dovrebbero avere abbastanza già la mano sullo swing a due anni, quindi il discorso di timing e di... e di non usare le braccia dovrebbe essere già stato diciamo ripulito. Però se magari le prime volte che vado a fare, quindi cambio e da due mani passo una mano e quindi le persone tendono un po' a scordarsi quello che hanno già fatto, si può comunque utilizzare. Intanto il movimento per due mani e una mano, il movimento delle anche rimane lo stesso. Sì, quindi... anche per uno snatch in realtà, sì, beh, ecco, questo se c'è una persona, io l'ho utilizzato anche per lo snatch proprio stamattina, una ragazza che lo swing adesso lo faceva già bene, però comunque è passata allo snatch, quindi ha cambiato un po' le cose, pensi a tante cose perché pensi alla mano, pensi al tirare, pensi, quindi ti scordi magari quello che hai visto prima, e quindi gli ho messo comunque l'ostacolo sotto. E quindi a quella cosa non ci ha più dovuto pensare, perché era automatico, sapeva che avrebbe toccato il foam roller e che quindi avrebbe sbattuto col foam roller. Quindi comunque sì, diciamo, per forse giusto nel clean con due kettlebell che cambia un po' la dinamica, perché diventa un po' più una sorta, viene un po' più scottato e quindi magari lì c'è più il rischio di prenderlo. Però per tutta la variante swing e snatch, io credo che, poi dimmi te, insomma, se sei d'accordo, che no, sono d'accordo. Io lo vedo bene per il clean a una mano, nel senso che tanti allievi tendono, quando fanno i clean, dimenticano che sia uno swing e nella fase, nel drop, non tendono a buttarlo indietro, lanciarlo indietro, ma a farlo cadere. Non la facciano, quindi, fanno andare giù. Sì, se tu hai un ostacolo lì, per forza sei obbligato a farlo andare indietro, quindi, le anche. Quindi da un drill che nasce per lo swing a due mani, trasportarlo sugli altri balistici è una cosa molto intelligente, molto che ha senso, secondo me. Poi se qualcuno dei nostri telespettatori vuole aggiungere qualcosa, dico, non per forza devono darci ragione, ma possono anche certo. Smentirci.
però secondo me è una cosa vi faccio vedere interessante. Vai, quello con l'elastico. Allora, vi dicevo, l'ho ancorato l'elastico alla maniglia del kettlebell. Io mi vado a posizionare creando una sorta di triangolo con l'elastico, quindi già metto l'elastico in tensione, dovrebbe vedere bene qua, ok. E da qua vado a eseguire il mio swing. Allora, cosa succede? Diventa molto più duro per tre ragioni. L'elastico ha una resistenza oxotonica, quindi aumenta la resistenza man mano che si tende l'elastico. Quindi ho bisogno di più, devo generare più forza, più potenza per spingere il kettlebell. Seconda cosa, mi rispara il kettlebell giù, perché l'elastico si tende e poi mi tira giù. Quindi la fase eccentrica è molto più intensa, perché devo frenarla, è più veloce la discesa, come se io spingessi giù il kettlebell. E terza cosa, se ad esempio faccio delle serie a tempo, il ritmo è molto più veloce. Quindi se io prendo un lasso di tempo di, che ne so, 20 secondi, facendolo così farò più swing, perché il movimento è molto più veloce. Quindi diciamo che è più duro per questi tre fattori. Chi non l'ha mai provato lo può provare, per me è ottimo, anche per chi spinge magari poco di gambe, perché con questo sei costretto, altrimenti il kettlebell non sale e rimane sempre là. Devi per forza spingere perché l'elastico ti obbliga, sei costretto ad ammortizzare molto la fase eccentrica, quindi diciamo, attutire l'energia, rispararla, e poi il movimento è più veloce, come dicevo, quindi il ritmo, il pace, che adesso non mi viene il termine italiano, però il ritmo delle ripetizioni è molto più veloce. Quindi questa è una variante, diciamo, per più intermedi o comunque avanzati. La possono provare tranquillamente, vi assicuro che se voi fate ad esempio, non so, generalmente fate swing con una taglia di kettlebell, fate qualche swing con questo, prendete la taglia più alta che magari non avete mai utilizzato, provate, vedete che vola. Cioè, alle volte i primi swing dopo averlo fatto con l'elastico, la sensazione è molto strana, perché si sembra proprio molto più leggero. Sì. Per esempio, io mi ricordo che tanti anni fa ai workshop lo facevamo fare, o Fabio lo suggeriva anche per aumentare la taglia di kettlebell, nel senso, è possibile che una persona che si allena a casa non abbia a disposizione tante taglie, allora se vuole aumentare può benissimo utilizzare l'elastico. Certo. E ha il suo perché, ti costringe ad essere esplosivo. Il discorso è proprio questo, il fatto di avere un carico, che è un elastico, arriva, si ferma, poi torna giù rapido, ti insegna a tenere i dorsali attivi, quindi spalla connessa, perché altrimenti ti porta via. Io lo vedrei bene anche prima di fare gli snatch, ad esempio, no? Per attivarsi. Fare qualche serie con l'elastico, per avere poi una bella spinta quando invece devi passare a kettlebell magari più leggero e farci degli snatch. Sì, secondo me sì. Io personalmente lo sconsiglierei, anticipo una potenziale domanda, io non lo farei fare a un braccio. A un braccio con a un braccio, one arm, no, non lo farei no, fare. No, domanda possibile poteva essere se anche questa variante, io lo sconsiglio, ma in realtà l'ho letto anche in un libro di Pavel con Andy Bolton, che loro lo sconsigliano. Questa variante va benissimo per lavorare a due mani, due braccia. Sì, sì, io l'ho sempre fatto e sempre fatto provare a due mani. Secondo me ti darebbe troppa torsione. Se metti un elastico con una resistenza bassa, ti dà troppa torsione. Quindi... No. Va bene. Ok. Signori, diteci, scriveteci qualcosa. Cusimano, vuoi intervenire tu? Chiami gli amici, va così. Chiamo gli amici, vinco facile. Ragazzi, volevo ricordarvi innanzitutto i nostri appuntamenti con i vari workshop Next Level Strength. A questo link trovate tutti gli appuntamenti. Il prossimo sarà con Arianna Zaccagnini a Siena,
dove faremo body weight, farà body weight conditioning, quindi come utilizzare l'allenamento al corpo libero per creare dei protocolli non solo di forza, ma anche mirati al condizionamento. Inoltre, Marco è stato uno dei primi, no, è stato il primo istruttore Strongfris che ha partecipato a Pillole di Forza, che ha portato avanti le sue idee, quello che lui usa con i suoi allievi, per Pillole di Forza. Primo istruttore diverso da noi che facciamo parte della leadership, quindi Fabio, Stefano, Arianna e me. Naturalmente chiunque volesse può proporre le sue idee a Next Level Strength sul sito, scrivere all'indirizzo email che troverete le sue idee e possibilmente allegare un piccolo video dimostrativo della pillola che vorrebbe portare e condividere con tutti noi. Io non ho più nulla da dire, lascio parola a Marco e ai suoi amici. Fate voi se volete continuare. Pure, abbiamo finito, credo. Abbiamo detto tutto. Grazie a te, Guido. Grazie a voi. Anche a Fabio, che poi vedrà il video, per averci dato questa possibilità. Spero, insomma, che le cose che abbiamo fatto siano utili sia per gli istruttori che erano collegati. E provatele, fateci sapere, insomma, se sono utili o no. E niente, vi ringraziamo. E da Marco, ciao. Vale e Dani. Ciao. Ciao Guido. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao Marco, ciao ragazzi. Grazie per averci seguito. Ciao. Ciao.